Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al nuovo video di Vitamina Beat. Qui è Mantis, col forse il primo di una lunga serie di video. E oggi giochiamo Dungeon Rusher. Perché giochiamo Dungeon Rusher? Perché la casa di Dungeon Rusher, che è la Goblin Studio, che è quella che ha fatto, anche che ha prodotto Slay the Spire, un po' prima di Pasqua, e noi non ce ne siamo accorti, ci ha mandato un'email con la key di Dungeon Rusher, proprio perché ha visto che abbiamo registrato un video fatto da Ansem su una delle maniere per farsi una bella speedrun a Slay the Spire, ok? Quindi ci ha mandato la key per questo RPG a squadra un po' particolare, e io direi che ce lo possiamo pure giocare. Cosa dite? Vediamo un po'. Guarda, questa qua è la schermata principale, ma la sono già un po' esplorata, non c'è tanto da esplorare, anche perché penso che poi le cose te le devo sbloccare tu piano piano mentre vai, quindi direi che possiamo partire con la campagna. Proviamo un po'. Tutto in italiano, tra l'altro, una cosa negli anni aveva abbastanza la routine quotidiana. Non ce la faceva più, non te ne puoi dire, sarebbe venuto la messa che gestore di Dungeon. La nostra storia è iniziata a immagine del suo villaggio davanti a una cripta presumibilmente infestata. Bene, ora non posso più tornare indietro. Datore di lavoro. Ti dico, non sei tagliato per essere un avventuriero. Tu lavoravi bene come donna delle pulizie, bene. E ora stai buttando via tutto. Basta così, voglio la bella vita. Gloria, soldi e ragazzi. Oh, veramente? E cosa stai aspettando? Ci hai ripensato? Sto raffinando la mia strategia. La sua strategia? Un codardo per le ossa come te, avanti e torna alla taverna. Cosa? Nessuno, intendo nessuno, arriva a chiamarmi codardo. Sono fuori. Reazione alla Marty McFly. Peccato, sei un bravo ragazzo in fondo. Allora, aiuto. Il personaggio posizionato al centro rappresenta il tuo team. Seleziona il quadro adiacente, muovi la camera, drag and drop sulla mappa. Le abilità dei tuoi personaggi sono quelle. Sfida bonus del dungeon. Camera centrale. Lascia il dungeon qua. Ok. Quindi io faccio così. Muovo. Questa è l'abilità di Elian. Scopre stanze adiacenti fino alla distanza di due caselle. Costo 3. 3 cosa però? 3 energia, che però non vedo. Vabbè. Sfide bonus. Tutti i mostri sono stati uccisi. Massimo 3 abilità. Tutti gli eventi sono stati ispezionati. Vabbè, proviamo. Ah, bello, devi andare avanti così e scopri le stanze. Stanza dei mostri, visto? Eccoli. Un umano, le nostre gallerie polverose, esci. Cancellerai tutta la nostra pantapolvere con le tue orribili dita puntute. Ah no, pulite. Uno scheletro, se solo potessi intrufolarmi evitando una lotta. Evitarmi, abbiamo assistito ai vini da miglia di distanza, dovrò fare di meglio se vuoi evitare una lotta. Faresti meglio a fuggire, ragazzi, è pericoloso. Fuggire mai, preparati a combattere creature di amore. Oh mio osso, mi sta sfidando. Ah, che bello. Informazioni, vabbè, vita, rossa la mana, energia, l'ordine dei turni, cronologia del combattimento, vabbè. Magari serve dopo per leggere cosa hai fatto, cosa non hai fatto. Premi il tasto destro su un combattente per vedere il maggior inventario. Ecco, allora incantesimi, ho già 3 incantesimi. Perforazione, perforazione, attacco quasi incantesimo. Tiro preciso, scocca una freccia su un nemico. Lama avvelenata, fonda una lama avvelenata tra le costole del nemico. Da avvelenamento, giustamente. Allora, questa è la chat,
pozioni, difendi, cambia la tua posizione in uno dei personaggi, qua non ne ho. Quindi. Allora, proviamo perforazione. Classico RPG a turni proprio. E vinto. Spada di ferro. Buono. 20 exp è un soldino. Ho trovato una spada su questo schermo. Clicco sulle icone di Helion per aprire l'inventario. Ah, eccolo qua. Allora. Pennello abrasivo, bella l'arma. Qui sono le skin, vabbè, sono da sbloccare tramite il negozio di Steam per chi lo volesse. Io devo fare drag and drop proprio, sì, ok, buono. Qui ti fa vedere gli incantesimi. Ah, c'hai anche l'albero dei talenti, che bello. Che aumentano le tue abilità chiaramente e ti fanno anche apprendere qualcosa di nuovo forse. Ah, c'hai tre spec: spadaccino, arciere e ranger. Qui c'è tutto il tuo equipaggiamento. Queste sono le statistiche. Va bene così, dai. Andiamo avanti. Di qua, passando completamente a caso, un altro scheletro. Pretendo di essere un avventuriero di nuovo, non è il posto per giocare qui, lasciami infestare tranquillamente questa posta. Risparmia il tuo respiro, intendo il tuo... vabbè, ma come puoi parlare a proposito? In ogni caso non importa, muori di nuovo. Seriamente ti suona familiare, resta in pace. Resta in pace. Tradotto un po' così, diciamo. Easy peasy, proprio. Nessun oggetto, vabbè. Andiamo avanti. Di nuovo. Dovrebbe essere il boss di questo posto. Già. Scheletro stregone, gestore attualmente. E così sei tu che hai creato tutto questo trambusto qui intorno. Se non ti problemi mi hai causato, andrà a presentare un rapporto alla direzione e chiaramente ti ucciderà. Pensi di spaventarmi e decrepito mucchio di ossa? Bene, allora, ti insegno ad avere un po' di rispetto per i morti. Non posso raggiungerlo. Perché? Perché c'è questa di mezzo, perché ci sono le pile. Ah, tiro preciso sbloccato. Io però prima mi curerei perché sono a metà vita e questa è un'impressione che faccia male. Scherzavo. Bello. Forte, il boss. Va bene. Bottino 2. Ok. Vuoi saccheggiare il tesoro? No, direi che invece ci esploriamo tutto il resto. Evento. Ispezione. Ah, c'è anche il crafting, bene. Utile per il crafting, utile per il crafting. Ok. Torniamo indietro, andiamo a guardare le stanze che abbiamo lisciato. Un altro evento. Rigenerazione di vita. Basta, direi che possiamo andarci. Ah, se tu clicchi sulla cosa che hai già esplorato ma qui vuoi andare, ci vai in automatico. Saccheggia e scappa. Buono. Sfide bonus fatte anche. Mi ha dato della roba per il crafting e 10 di bottino. Continuo.
Prossimo dungeon, la taverna nascosta del dungeon. Trova il tesoro, massimo 3 pozioni, nessuna trappola innescata, Dunegon, vabbè, al 100% esplorato. E direi che ce lo saccheggiamo, proviamo. Dopo questo primo successo, Elia, il nostro giovane avventuriero, lascia il dungeon per esplorare in un altro abbandonato alla ricerca di ricchezze e glorie. Che posto è questo? Non può essere che ho fatto qualche errore. Il signore ci fa una taverna in un dungeon presumibilmente abbandonato. Non è ovvio, siamo qui per servire le bevande, dovresti provare, ragazzo. Non mi piacciono i turisti che vengono e non si comprano nulla. Da sera stavo pensando di esplorare questo dungeon per riempirmi le tasche. Nessuno mi ha detto che è già stato esplorato. Ah, un altro personaggio che ho guardato prima, Thorgrim. Beh, non lo è stato. I primi avventurieri che scoprirono questo posto pensavano fosse più redditizio costruire una taverna anziché cercare qualche presumibile piccolo tesoro. Quindi mi stai dicendo che ci potrebbe ancora essere un tesoro da qualche parte all'interno di questo luogo? Sto andando a cercarlo, forse potrò ritirarmi prima del previsto. Sei ottimista. Un sacco di avventurieri dilettanti sono andati prima di te e non sono stati più visti. Questo è perché il posto non è mai stato ripulito. Questo dungeon, pensala come una selezione naturale. C'è chi capisce che qui non c'è nulla ma buona vita, c'è chi muore nelle caverne per poche misere monete. In breve non hai alcuna possibilità da solo. Allora vieni con me. Sempre un avventuriero esperto. Non vuoi scoprire cos'altro potrebbe esserci nascosto in questo posto? Non sono un avventuriero, sono Togri, il mio miglior ragioniere in campagna. Sono Elian, piacere di conoscerti. Quindi sei un ragioniere e porti un martello da guerra e indossi un'armatura. È un mestiere pericoloso. I numeri, ovviamente. Ho bisogno di un ragioniere, prometto che pagherò se vieni con me, anche se solo vieni a dare un'occhiata. Lavorare, suppongo di non avere altra scelta. Saremo ricchi al momento in cui usciremo di qui. Non dimenticare di pagarmi prima di partire. Corri! Thorgrim è entrato nella squadra. Guardiamo un po' Thorgrim. Allora, libro dei conti e un'armatura, chiaramente. Non ha niente di che. Armi non ne ha, ma se io ci metto questo, per dire, non cambia niente. Ok, quindi posso anche non mettercelo. Tutto il resto è crafting. Ah, le tre abilità di Thorgrim sono: una, può scoprire le stanze del tesoro. Vado per primo, innesca una trappola che recentemente subisce i suoi effetti al posto della squadra. Buono. Costituzione del nano, non puoi essere ubriaco dopo aver bevuto una birra, ma è passiva, deve essere sbloccata. Guardiamo i talenti. Maestro della guerra. Tenacità. Costituzione del nano sbloccata. Mi sa che il boss di buon Thorgrim, oltre che contabile, è anche un tank. A giudicare dal livello di armatura e quant'altro. Però lo scopriremo solo vivendo, quindi andiamo avanti. Mostri, altri scheletri. Andiamo a tirare una freccia. Un martellamento. Togli una melee. Se faccio per forzare da qua, non farò uguale perché sono in prima linea. Ok. Altri mostri. Ah, ti dà anche una cosa che non avevo notato. Ti dice che i nemici ci sono e sono le loro immunità, queste qua, emorragia e rottura della rotta. Aia, trappola.
Cos'è stato? Una trappola, sono ovunque. Non credo che una ragazza furba come te possa trovarle e disattivarle. Non sarebbe più facile evitarle, effettivamente. Certo che no, se c'è una trappola sulla strada puoi disattivarla e subirne i suoi effetti. Così funziona. Ah, proprio così, cioè. Adesso posso utilizzare una delle due abilità dei personaggi. Posso disinnescarla o buttarci sopra Thorgrim, ma non mi sembra il caso. Quindi proviamo a disinnescarla. Ok. Scheletro lanciere, livello 2 questo, più forte. Un fortino, insomma. Un'armatura solida. Lasciami usare un attacco magico, fulminito al rite. Colpo di tos bloccato. Concentra tutta l'energia sul martello per effettuare un colpo potente. Stordisce, quindi colpo. Vediamo. Stordito. Stordire ti fa saltare il tuo. Viene il dubbio. Martello e basta. E ce la siamo cavata. Senza danni, tra l'altro. Tesoro, subito. Questa non sembra una stanza del tesoro. Che barriere laggiù sembra una famiglia. C'è quasi nulla sul terreno, mi chiedo solo se sono un paio di monete e qualche pezzetto di carta. Ehi, guarda, ce n'è uno col tuo nome sopra. Mannaggia a me, siamo nel ripostiglio della taverna e questa è la mia scheda, veramente? Ma cosa è dovuto? È vero, pensi davvero di dovrei pagare 2000 pezzi d'oro? Raccogliamo tutto e usciamo rapidamente prima che qualcuno ci veda e cerca di sembrare innocente. No. Andiamo avanti perché una delle sfide dice di esplorare al 100% il dungeon. Doppio mostro. Tiro a lui che è in seconda linea. E stordisco lui così non riesce. E invece no, perché c'è lo stordimento al 40% e non ci sono riuscito. Fuori uno. Al caso non mi coro, però. Ok. Ted Suspect, benvenuto straniero. Ciao, cosa ci fai? Benefattore altruista. Aiuto tutti gli avventurieri che incontro durante i miei viaggi. Pericoloso continuare da solo, prendi questo. Citazione, eh? Vediamo se l'avete capita. Bene, grazie, cosa ti devo? Sto solo dando il mio contributo alla tua nobile missione. Per favore, continua la tua avventura. Questo ragazzo è strano. Vero, ma non è importante. Abbiamo guadagnato un'altra pozione. Pozione curativa, bene. Completate le sfide bonus, direi che ci possiamo andare a prendere il tesoro. Che sono i debiti di Thorgrim, ma va bene. E non solo i debiti di Thorgrim, comunque. Continua. Ah, tornando indietro sugli altri dungeon, si nota, ho sbloccato la modalità eroica. Questo dungeon sembra essere cambiato, più di quanto pensi. Il proprietario della prigione è totalmente umiliato e ha dato ai suoi dipendenti una lavata di capo. Tutto quello che vogliono fare è avere vendetta. La sicurezza è stata anche rafforzata, ora serve una chiave speciale per aprire il tesoro. Così il tesoro contiene ancora ricchezze, ciò significa che possiamo facilmente riempire le nostre tasche facendo più e più volte questo dungeon. Sì, ma state attenti, però la chiave è tenuta da un guardiano casuale che gira qui intorno. Ogni volta che tornerà il guardiano cambierà. Questo al fine di evitare qualsiasi trattamento preferenziale o tensione tra i dipendenti. Potrei essere andato un po' troppo forte la prima volta. Finché potrà arricchirmi sempre di più non fa nulla. Poveri proprietari dell'anno. Ora il discorso è, saranno tanto più forti? Trappola. Già partiamo male.
Disinneschiamola. Non sono tanto più forti, quindi si può anche fare. Hanno più HP sicuramente, però il livello non cambia. Sono anche di più però. Ah, mi ha dato un debuff. Bruciato, un danno per turno. Saliti di livello. Continuo. Uno dei tuoi personaggi è salito di livello e ha ottenuto dei punti talento. Quindi andiamo a vedere i talenti di tutti e due. Punti talento rimanenti 2. La talenta 2 per livello. Quindi io direi di fare 1. Uno, visto che le usiamo un po' tutte e due, mentre per Thorgrim costituzione del nano, che aumenta anche le statistiche oltre che essere immune all'ubriachezza molesta, e aumentiamo il danno di martellamento, che mi sembra un po' moscia come abilità. Altra trappola. E cazzo. Disinneschiamola. Prima o poi arriverà il momento in cui ci dovrà lanciare sopra Thorin. Ah, mi... A sto giro sono un po' tanti. Squadra sconfitta. Ah, ti fa tornare semplicemente alla schermata, non succede niente di che. Ok. Stavo guardando le pozioni per vedere se ci fosse qualcosa che mi permetteva di resuscitare i personaggi in combattimento, ma per adesso mi sembra di no. Quindi... Vabbè, proviamo ad andare avanti col terzo dungeon. Il tuo fischio fare sentire il tuo senso di colpa per miglia di distanza, perché ricordiamo che sono usciti da là dentro col conto di Thorin non pagato, di Thorgrim non pagato. Cos'altro dovrei fare se sto cercando di sembrare innocente? Non devi far nulla, credimi, con la mia esperienza come ragioniere. Cerca di essere innocente, cercare di essere innocente è parte del mestiere. Dai, non indugiare, il prossimo dungeon non è molto distante da qui. Cosa diciamo? Abbiamo appena finito questo. Non ho intenzione di darti una lezione in economia, ma con i sottili guadagni ottenuti da questo luogo dobbiamo muoverci se vogliamo rimanere a galla. Suppongo che tu abbia ragione, quindi affrettiamoci.
Dobbiamo iniziare ora, ma con le tue gambe corte stiamo rallentando. Sai una cosa, ragazzi, sei incredibilmente fastidioso. La spocchia nanica si fa sentire. E vento. Un barile. Pozione di mana. Buono. Quali sono le sfide? Tutti i mostri uccisi, tutti gli eventi ispezionati. Non devo usare abilità. Sarà un problema se incontriamo delle trappole. Strada chiusa, ovviamente. Ecco appunto, e adesso? Mi tocca innescarla. Balestrieri soltanto. Ho guadagnato questa boccetta di veleno mentre giocavo ad alzare la dada. Usa la sola con la lama. Ah, lama avvelenata. Vediamo. Ovviamente non l'ho avvelenato. Ma va bene così. Martelliamo. E fine. Evento. Maledizione e rottura dello scudo, ma dai! Ma che sfiga! Vabbè. Strada chiusa. Alzo 5 costa in più. Gli scheletri che giocano a poker. Sarebbe troppo chiedergli di prestarci un po' di attenzione. Non vedi che siamo impegnati alla mano della mia vita? Intendo la mia morte. Ga, hai capito cosa intendo? Torna domani. Ma devi sapere che abbiamo percorso una lunga strada per sfidare questo danno. Non mi interessa. Forza, mostrami la tua mano. Ehi, non sei molto gentile. E gli andai una lezione di buone maniere. Combatti. Ci sono anche i siparietti che sono abbastanza simpatici. Togliamoci dall'animo al balestriere. Proviamo a stordire questo giornalino. No. Balestriere fuori degli occhi. Mantellamento. E fatta. Ok. I debuff, se l'avete notato, diminuiscono solo quando sei in combattimento, ma non quando sei in esplorazione. Un altro evento. Speriamo che non sia niente di tragico, perché appunto. Dai, non posso curarlo, tipo l'avvelenamento. No, perché non ho niente con cui curarlo, quindi mi tocca tenermelo. Due danni per turno. Però è finita. Strega. 4-3-2-3-3. Che stai facendo? Giusto un secondo. Mi hai fatto perdere il conto. Comunque vendo oggetti per gli avventurieri che sono venuti per esplorare i dungeons. Grande. Mostraci cosa hai in mente. Non qui, ciechi idioti. Sono qui per promuovere me stessa. Quel che faccio è un po' ad area grigia, legalmente parlando. Va bene. Vieni a trovarmi nel mio negozio in seguito se desideri acquistare qualcosa. Sì, tranquillo, ti stanno guardando. Tu davvero fai conoscere tutti i tipi di personalità. Stai parlando di me, ragazzo, attento a cosa dici. Ah, tutti i mostri. No, ho lisciato i mostri, vabbè. Questa strada, svelti prima che ci vedano. Ah, negozio. Dai un'occhiata, non dimenticarti che ogni tanto avrò nuovi arrivi. Vediamo. Pozione, roba per il crafting. Ah no, c'è un elmetto. Quanti soldi ho? 115. E un anello. Da più uno mana e più uno, che cosa? Questo da più uno vita invece.
vuoi dire che posso comprare tutti e due? Salti, scegli oro. Tanto vendiamo lo scovolino che mi sembra. E la roba per il crafting però non la venderei, me la terrei per vedere poi effettivamente più in là come si usa. Lo direi per azzardo. Ah no, mi servono queste. Progetti, ricompense non ritardo. Come si esce? Ah, così, campagna. Ah, ok. Allora. Alien. Ah, questa cosa qua che cos'è? Perché non me lo dici? Vabbè, c'ha 6 mana e 1 di quel coso. Lui c'ha 4 e 6. 18 di vita, quindi direi che Elian è il fortunato possessore di entrambi. Elmetto. E anello magico. Andiamo avanti, andiamo avanti. Muoviti a saccheggiare il tesoro prima che qualcuno lo faccia al posto tuo. Ecco un piccolo aiuto. È giù, destra, giù e poi gira a destra. Mi sa che non era un suggerimento molto utile in realtà. Mi ha bruciato Thor. Tolta la prima linea, poi puoi accettare la seconda linea anche con i melee. Buono. Trappola. Disinneschiamola. Altri mostri. Torvi, poverino, c'ha sempre le bruciature. Curati un attimo. Andiamo a vedere. Olè. Che non è servita niente proprio. Tolto di mezzo. Non so quanto fidarmi del cartello in realtà. Ci sono 3 di loro, li farò vedere con i miei e rompiamo le rotte. Ah, tornado sbloccato. Come è scritto tornado? Vabbè. Mi colpisce la prima linea. A tutta la prima linea. Buono. Però qua ci stanno prendendo a schiaffi, quindi nel caso di curarsi. Pod. Chi sei? Chiami Pod, sono discendente giullare. Un cacciatore di scritta ricchezza e desiderio di tutte le donne. Posso dichiarare che questo tesoro è mio. Perché dici così? Perché rispetto alla tradizione di vecchiata l'avventura dell'eroismo. L'ho visto prima io. Ah, va bene, allora. Scusa, c'eri prima tu.
Il biondino si sta deridendo di noi. Non ti abbiamo visto nel dungeon. Ah, ma il dungeonismo è solo per i disgraziati come voi. Quanto per me sono entrato all'entrata posteriore. Vabbè. Cosa? Ma questo è imbrogliato. Sarà tutto quello che scelgo di cantare. Così ora io parto lasciandovi con il ricordo delle mie bellissime diciture. Pod prova a scappare con il tesoro sotto braccio. Ecco, pesta la torre. Appunto. Calma, ti lo ucciderai, se lo merita. Aspetta, potrebbe tornarci utile. Per cosa? Pod è entrata nella squadra. Però io non voglio saccheggiare adesso. Ma fare tutto. Ecco, appunto, ci ha già guadagnato una pozione. Ah, bella stabilità di Pod. Prima del combattimento. Combatti. Madonna, è fatto quella di cartolina. No, aspetta. Un'atroce melodia che ferirà un nemico. Aumenta la resistenza degli alleati. Infligge silenzio a tutti i nemici di danni. Da buon bardo baffa gli altri qua. Mi sembra giusto. Mi sono dimenticato di mettergli i talenti perché c'erano. Allora, incremento di potere magico. Ecco cos'è il potere magico, quella farina. Scemo, io non ci sono arrivato prima. Incremento di stamina, incremento di potere magico. Ma io direi che si prende due punti in quel potere magico e tanti auguri. Ma sono tornato all'inizio. Bellamente. Andiamo qua a vedere cosa c'è qui. Sono senza mano. Perforazione. Vediamo se riesco a stordirlo. Ma neanche. Per scherzo. Però lo uccido e basta. Tutto il materiale per il crafting. Evento. Oh, benedizione. Fino a c'è andata male. Cioè. Altro evento, sicuro sarà una cosa terribile. Invece no, generazione male. Buono. Adesso che abbiamo esplorato tutto, possiamo prenderci il nostro tesoro e toglierci di torno. Saccheggia e scappa. Ho lisciato la sfida, però vabbè. Continua. Bene, mi sembra di aver dato un'idea abbastanza chiara di che così, di cosa sia Dungeon Rusher. Abbiamo guadagnato tre personaggi. Mi sembra abbastanza carino come gioco, molto, molto easy, senza pretese, come esattamente anche Slay the Spire, ma Slay the Spire è un po' più complesso rispetto a questo. E direi che ci possiamo aggiornare a magari a un prossimo video sempre su Dungeon Rusher, perché effettivamente mi sta piacendo e quindi potrei anche meditare di continuare a farci un video sopra. Detto questo, ragazzi, ci salutiamo, lasciate un commento, un like, iscrivetevi alla pagina di Vitamina Beat sia su Facebook che su YouTube che su Twitch che su Instagram, perché siamo anche su Instagram. Ci stiamo aggiornando anche per avere un canale di Discord per voi, perché ho visto che durante le live volete interagire molto di più rispetto a,
a Monster Hunter piuttosto che alle altre live che abbiamo fatto, quindi ci stiamo attrezzando anche per quello. Detto questo, è tutto, ragazzi, da Mantis. Ci vediamo.